Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio qui, nella clausura, per ricordare questa giornata molto importante, il Giovedì Santo. E vogliamo raccontarvi del Giovedì Santo del 1955. E allora per fare questo vogliamo entrare nel sacellum, ovvero nella cappellina interna del convento, dove qui Padre Pio, ecco, era il suo primo luogo d'impatto della giornata, perché qui quando passava andando a confessare o andando a celebrare la messa si fermava proprio in questo luogo in preghiera, un attimo di preghiera e con saluto, e poi ritornava a termine della giornata, oppure tornando nella sua cella, o ancora quando questo luogo è stato il suo luogo principale negli anni 30, dal 1931 al 33, quando è stato segregato in questo luogo e qui Padre Pio poteva celebrare la Santa Messa per ordini del Santo Uffizio da solo. C'era un inserviente che chiudeva la porta e andava via e lui doveva celebrare la Santa Messa da solo. Ecco, oggi in questo luogo per raccontarvi che cosa accadde il Giovedì Santo del 1955, come abbiamo ricordato, c'è un'espressione, ci sono dei racconti, c'è una testimonianza che ci dona Padre Carmelo, il guardiano dell'epoca, che ha annotato nei suoi appunti quello che Padre Pio in quella giornata gli disse. E gli disse: fratello mio, oggi è la festa dell'Eucarestia. Il Signore ci ha fatto Suoi sacerdoti per Sua misericordia. Pensiamo a quello che Egli ci dà nell'Eucarestia, ci dà il paradiso, perché in cielo lo vedremo faccia a faccia, mentre qui lo vediamo sotto i veli eucaristici. Ma Gesù in terra è lo stesso che in cielo. Egli ci ha donato Se stesso, il Suo corpo, il Suo sangue, la Sua anima, la Sua divinità, senza riserve. Da parte nostra sarebbe una mostruosità conservare qualcosa per noi, perché anche se donassimo tutto sarebbe sempre poco rispetto a ciò che riceviamo da Lui. Gesù ha detto: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non parteciperete alla mia gloria. Parole terribili, ma che alla luce della fede sono colme di una tenerezza infinita e divina. Offriamogli allora le nostre miserie ed Egli saprà perdonarle e distruggerle. Racconta ancora Padre Carmelo in questo suo scritto: noi siamo quello che siamo, ma Gesù ci ama immensamente e se volessimo approfondire il mistero del suo amore dovremmo perderci il cervello. Io ho paura della misericordia di Dio, non della sua giustizia, perché della sua giustizia ce ne accorgiamo e possiamo cambiare strada, ma della sua misericordia chi si prende pensiero? Eppure, da parte del Signore, vi è un diluvio continuo di grandi grazie e benedizioni e di perdono. Quanti se ne accorgono? Quanti lo ringraziano? Quanti ne approfittano? Questo, veramente, caro Padre Carmelo, mi spaventa. Il Vangelo parla chiaro: noi siamo strumenti della divina provvidenza di Dio e dobbiamo stare in pace con la nostra coscienza. Il resto non ci interessa. Il Signore ci deve giudicare.